spaesamento, meraviglia, curiosità, incomprensioni amorose. C'è tutto ciò in questa lettera consumata dal tempo, scritta da Rosa Cademartori, ragazza della Val Fontanabuona, catapultata negli Stati Uniti negli anni 20 del Novecento. Era una ragazza emigrata a New York e racconta in una lettera scritta alla zia così l'esperienza che ha fatto nei primi giorni quando è andata a lavorare prima in un candy, ossia una fabbrica di cioccolato, poi in una fabbrica di sapone, dove dice purtroppo lì ci si sporca un po', però si guadagna di più e noi dobbiamo guardare soprattutto ai soldi. E poi racconta cose particolari, i suoi rapporti con chi già conosceva l'inglese, lei ancora parlava solo italiano, quindi non si capiva, soprattutto un giovanotto che la stava, diciamo, corteggiando, col quale però non riusciva a entrare in sintonia. La lettera è conservata nell'archivio dell'Ascito Cuneo, scrigno di memorie locali e piccola preziosa istituzione storico-culturale di Calvari, frazione di San Colombano Certenoli. Una parte importante di questo lascito è costituita da documentazione relativa all'emigrazione. Questa è una zona di forte emigrazione. Sì, noi abbiamo sempre dato molto risalto a questo fenomeno che appunto ha interessato per un secolo, dalla metà dell'Ottocento alla metà del Novecento, l'intera vallata. È difficile poter recuperare antichi documenti, soprattutto via via che il tempo passa, ma noi nel corso degli anni ne abbiamo recuperato tantissimi, io penso che siano alcune migliaia, e parte di questi sono stati già elaborati, ossia letti, fotografati, catalogati, ecco, in maniera che possano essere messi a disposizione degli studiosi che volessero consultarli e studiarli. Le storie degli emigranti fontanini nelle Americhe che emergono dai documenti d'archivio sono affascinanti, avventurose, piene di fatica, rovesci di fortuna, dolori e amori. Che cos'è questo volumone? È il Diario Gagliardo. Questo è un manoscritto di circa 600 pagine che è stato realizzato da un emigrante di ritorno. È una storia avventurosa che lui racconta. Dice che è partito all'età di 13 anni da Camposasco, una frazione di San Colombano Certenoli, per andare in America con suo padre. A 13 anni faceva il suonatore d'organetto a Boston. Gagliardo si trasferì poi a San Francisco, diventando padrone del negozio in cui era entrato Garzone. Poi vendette tutto per inseguire il miraggio dell'oro in Columbia Britannica. Ma dopo incredibili avventure fallì e dovette ricominciare da capo, tornando a fare il garzone, questa volta per raccogliere i soldi necessari a tornare in Italia. Tornato in Italia si è messo a fare il contadino nella terra di famiglia e ha scritto questo diario. E come dico, è una rappresentazione quotidiana dell'attività che lui svolgeva, anche dei rapporti con non solo con i familiari, i parenti, ma anche con i compaesani, e ogni tanto ci sono anche delle notizie interessanti di carattere, diciamo, che riguardano la comunità. I discendenti degli emigranti sono ancora oggi legatissimi alla Val Fontanabuona, da cui provenivano gli avi, e spesso scrivono, oppure addirittura vengono a visitare la vallata. Denis Lagomarsino è un pronipote di un emigrante di Pian dei Cune, una località vicino a Calvari. E quando questo suo bisnonno era andato in America, si era portato, tra le altre cose, un cavatappi. Ebbene, proprio 2 anni fa, il Denis Lagomarsino, il pronipote, ha voluto donarlo all'Ascito Cuneo, affinché resti memoria qui nel paese natale, no, di suo bisnonno. E l'ha fatto con una lettera dove naturalmente usa un italiano molto approssimativo, ma è piena di sentimento. Altra testimonianza di grande affetto è quella di Remo Lagomarsino di New York, che ha donato all'Ascito Cuneo l'onorificenza di guerra ottenuta dal padre, ragazzo del 99 nel conflitto mondiale 15-18. Le storie degli emigranti riservano anche scoperte importanti. I fratelli Ciro Egisto e Rinaldo Cuneo erano 3 pittori di buon livello di origine fontanina, attivi in California nei primi decenni del Novecento, segnalati dal Museo Italo-Americano di San Francisco all'Ascito Cuneo, che ha dedicato loro una mostra.
opere di un certo rilievo che noi abbiamo potuto esporre qui a Calvary nell'Ascito Cuneo, facendoci mandare le immagini riprese in alta definizione, immagini fotografiche, con le dimensioni esatte, per cui non era, sarebbe stato impossibile portare qui gli originali, ma abbiamo potuto dare una bella rappresentazione della loro capacità artistica. Un'altra emigrata che divenne artista di valore fu Mary Magdalene Solari, che visse a Memphis. Ci teneva a dire che è nata a Calvary, è nata qui nel 1849. Non ne sapevamo nulla, se non che a San Francisco è stata fatta una mostra in suo ricordo, in sua memoria. Era una bella signora, come la vediamo in questo suo ritratto, ed è stata la prima donna, ha studiato in Italia all'Accademia di Belle Arti di Firenze, la prima donna ad essere accettata all'Accademia. Le sue opere sono anche di un certo interesse, molto belle, come questo ritratto. Lei di fatto è diventata una ritrattista famosa perché riproduceva le immagini di personaggi, no, americani. Abbiamo cercato di recuperare e rivalutare la memoria di una persona di cui non conoscevamo nulla e che è nata qui. Ma che cos'è il Lascito Cuneo? È un castello neogotico costruito a metà dell'Ottocento da una famiglia eminente di Calvary, con tutto il suo contenuto: arredi, fondo librario antico, archivio familiare. Tutti questi beni vennero donati al comune di San Colombano Certenoli dall'ultimo discendente, Gian Battista Cuneo, morto nel 1905. Era soprattutto, diciamo, benestante, perché ha potuto usufruire dei beni e delle, diciamo, sostanze della famiglia. Apparteneva a una famiglia di antica origine, si è dedicato alla pittura, alla scultura, ai viaggi, e ha lasciato le sue sostanze, i suoi beni al comune. Abbiamo dei quadri, i pochi che sono sopravvissuti, abbiamo delle opere, delle sculture, delle piccole sculture, e in particolare il busto in gesso che rappresenta la figura di suo padre. Il padre di Gian Battista era Domenico, sindaco di San Colombano per 10 anni a metà dell'Ottocento, ricordato soprattutto per aver convinto il governo piemontese a realizzare la strada di fondovalle da Carasco a Calvary. Oggi il Lascito è gestito per conto del comune da un gruppo di attivi volontari, gli Amici dell'Asino d'Oro, che riescono a sostenere conservazione dei beni, ricerche storiche e attività culturali grazie a 200 quote associative, ma anche grazie alle donazioni che arrivano regolarmente dall'America da alcuni generosi discendenti di emigrati.